Scar combatto alle fonti rinnovabili è il nuovo rapporto di Legambiente attraverso il quale denunciamo con forza tutti gli ostacoli burocratici e non burocratici che di fatto ostacolano la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nei nostri territori e che ci permetterebbero nel giro di poco tempo di raggiungere gli obiettivi climatici al 2030. Parliamo di almeno 90 giga di progetti che hanno richiesto l'allaccio, ad esempio, a Terna, oggi fermi o in sospensione, e a causa non soltanto delle lungaggini burocratiche per l'approvazione dei progetti, ma anche a causa delle opposizioni che arrivano dagli stessi ministeri, ma anche dalle amministrazioni locali, dalle regioni, dalle sovrintendenze, dai comitati NIMBY e NINTO, in un panorama di ostacoli che di fatto impediscono a questo paese di raggiungere gli ostacoli, di raggiungere gli obiettivi climatici, ma anche le opportunità di innovazione per i territori e per le nostre famiglie. Quello che raccontiamo nel rapporto di fatto mette in evidenza una narrazione attraverso la quale sarebbe già possibile raggiungere questi obiettivi, in alternativa a quella che invece ci viene raccontata anche da questo governo, in cui gas e nucleare servirebbero al raggiungimento degli obiettivi climatici, ma anche alla riduzione delle bollette energetiche, cose assolutamente non vere e cose assolutamente, come dire, dannose e pericolose anche per il raggiungimento degli obiettivi climatici. Quello che dobbiamo fare è crederci con forza, con coraggio. I numeri che raccontiamo e le storie che raccontiamo in questo rapporto ci raccontano come questo è un paese già pronto per affrontare la sfida climatica, come le rinnovabili siano in grado di entrare a pieno nei bilanci energetici dei territori, delle famiglie, dei comuni, delle imprese, come questo si stia già facendo, ma come il quadro normativo e anche la narrazione, gli ostacoli che vengono messi di fatto mettono a repentaglio tutte queste grandi opportunità per il nostro paese.